50 stelle. Tutti gli USA stato per stato insieme a Federico Buffa. Siamo sempre in giro per gli Stati Uniti, le nostre scarpe, l'abbiamo detto più volte, si stanno consumando, ma ancora reggono. E insieme a Federico Buffa stiamo ripercorrendo le 50 stelle della bandiera americana, quindi uno stato ogni puntata, siamo quasi in fondo. Federico, buongiorno. Buongiorno a voi. E oggi dove andiamo? Adesso voi direte, ah sì, poca roba, the great state of New Hampshire. New Hampshire, quindi siamo in New England. Siamo in New England, quindi le 13 colonie fondatrici, ai confini col Quebec, se vogliamo proprio essere precisi, est. Ecco, voi dite, vabbè, uno stato come un altro. No, 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 no. 50 stelle sulla bandiera americana, New Hampshire lo tratterete come, vabbè, un posto lassù. No, una delle più brillanti stelle d'America è New Hampshire. Con calma, all'interno di questa dissertazione, cercheremo di spiegare perché. Ecco, cominciamo con spiegare com'è. Senso, è dal punto di vista paesaggistico, naturalistico. Bellissimo. Andate nella Svizzera interna, nei grigioni, e applicate a degli spazi ancora più ampi. Cioè, io penso che sia il più bel posto per sciare sulla faccia della terra. Ci sono, si alternano ghiacciai, boschi, è veramente di una bellezza stordente. Ci ho passato parecchio tempo perché avevo un'amica che viveva lì e devo dire, veramente dal punto di vista naturale, un posto spettacoloso. Allora, la capitale si chiama Concord, poi ci sono città o località che si chiamano Nashua, Derry, Rochester, Salem, Dover, Londonderry, da qui si capisce ovviamente che ci sono arrivati gli inglesi a un certo punto, no? Totalmente, infatti anche niente etimo indiano, Hampshire, perché chiaramente di controllo inglese. Oggi però, se ci andate, vi accorgete che c'è uno strano mix, perché ci sono chiaramente gli eredi di chi arriva con la Mayflower, ma ci sono molti canadesi. Perché tanti canadesi vivono ai confini del loro paese e tanti anglo-american canadesi vivono lì. Se cercate lo spagnolo, che è la seconda lingua d'America, in molti casi la più parlata degli Stati Uniti, e oggi il cognome Garcia sta superando Smith, ci sono più Garcia che Smith, ecco, questo è stato sbagliato. Meno del 2% degli abitanti del New Hampshire parla ispanico. Il nickname, il soprannome è Granite State, si dice Granite, cioè montagna, granito sostanzialmente. Stiamo arrivando al motivo perché è la più brillante. Questo è il soprannome dello Stato. E poi, live free or die. Vivi libero o muori, e occhio che cominciamo a brillanteggiare. È vero che the Constitution State è il Connecticut, ma la prima in assoluto costituzione americana è questa, quella del New Hampshire. Vorrei segnalarvi che il New Hampshire è diventato uno degli stati di riferimento perché dal 1952 tengono le primarie, e sapete che cosa sono le primarie? Per indicare all'interno del Partito Democratico Repubblicano il candidato che sarà poi destinato a correre per la presidenza, e quindi con l'Iowa diventa uno degli stati di riferimento. Vuoi subito sapere come andrà? Vedendo come vanno le primarie del New Hampshire, ci hanno pensato loro per primi. Ma adesso stiamo arrivando, adesso tu ti prendi una macchina quando l'hanno legge a Concord, La prima cosa che fai è dici, beh, un momento, qui siamo negli Stati Uniti, sto attento alle regole. Certo, quindi certo, sennò ti ferma lo sceriffo. Bravo, ti allacci la cintura, sei preso la moto, ti metti il casco. E vai piano, rispetti i limiti, eccetera, eccetera. Non sei tenuto. No, come non sei tenuto? No, nello stato del New Hampshire, dove è lo stato di granito, non soltanto perché ci sono le miniere di granito, ma perché si ritengono lo stato formativo dal punto di vista delle libertà individuali, non sei tenuto a mettere la cintura, non sei tenuto a mettere il casco, non sei tenuto neanche ad assicurare il tuo veicolo. Questi vivono le libertà originali degli Stati Uniti, che poi sono state un pochino filtrate dalla storia del paese, ma in questo stato si vive come originariamente, cioè lo Stato incide molto poco sulla vita dei cittadini, non ci sono la maggior parte delle tasse che trovate altrove, è all'interno dei 50 un'isola molto vicina allo spirito primigenio della nazione. Ma aspetta un attimo, dobbiamo aspettarci quindi uno Stato in cui andiamo lì, è bellissimo, noi turisti, vediamo le montagne e poi ci sfrecciano le corvette a 360 all'ora davanti, ecco, cose del genere. Sulla velocità possiamo discutere, ma sulle altre cose no, cioè è molto più libero, c'è molto meno controllo, come era lo spirito originario degli Stati Uniti. Allora, il colore che domina sembra sia il violetto, sì. Purple, perché sia il volatile simbolo che il fiore hanno a che fare con questo colore. Purple Finch è il nome dell'uccello simbolo del New Hampshire, e invece il lilà, cioè Purple Lilac,
è il fiore simbolo. Esatto. Si vede tanto viola in giro. Tantissimo. Poi è il colore che prendono le foglie nei momenti autunnali. L'autunno in New Hampshire, obiettivamente, un'esperienza in tutto l'est, nord-est degli Stati Uniti. Lì, però, francamente, mi è sembrato di una bellezza assoluta. Un freddo senza senso, perché arriva l'aria fredda dal Canada. Niente paura, è lo stato negli Stati Uniti dove si vende più alcol. Ennesima conferma della libertà superiore alla media. E durante il proibizionismo che facevano? No, non li fermi in New Hampshire. Non li fermi nel non New Hampshire. E infatti adesso ti porto, perché sapendoti cinefilo di livello mondiale, io credo che a pochi quarantenni sia sfuggito il film Animal House. Belushi, toga. Perché è venuto fuori quel film lì? Perché Chris Miller, che è uno di quelli che l'ha scritto, facciamo quello che l'ha scritto, è andato a Dartmouth University, uno dei college più libera degli Stati Uniti, all'interno del New Hampshire, e ha raccontato la sua vita all'interno di quel college. Quindi non è nemmeno questo così casuale. Come vedete, questa stella brilla un po' di più, un po' più del nome. Eh sì, perché se pensate che i film high school movies, come li chiamano, o college movies, siano esagerati, molto spesso poi andando a visitare un'università americana nel momento sbagliato dell'anno vi accorgete che assolutamente esagerati non sono. Personaggi famosi del New Hampshire non ne ho trovati tantissimi, devo dirti. Uno scrittore recente piuttosto conosciuto come John Irving, ma poi anche un presidente degli Stati Uniti, Franklin Pierce, che fu presidente a metà dell'Ottocento in un periodo abbastanza tranquillo, così dice la storia, perché di lì a poco poi ci sarà una guerra civile piuttosto cruenta, ma lui arriva prima. Questi sono i due che hai trovato? Questi sono i due che ho trovato, ne hai trovati altri? Beh, tu? Sì, cioè lo so, Adam Sandler l'attore e poi Dan Brown lo scrittore sono tutta gente del New Hampshire. Però secondo me non è essere nativi del New Hampshire che conta, è andarci a vivere. Allora lì, se andate a vedere chi ci vive in New Hampshire, allora la lista si allunga tremendamente, perché tutte quelle cose che abbiamo menzionato in prima attirano tanta gente. E che fa freddo, ragazzi, fa un freddo cane. Ma al di là di quello, se togliete 4 mesi invernali, gran posto per stare. Quindi c'è qualcos'altro che possiamo segnalare al turista incauto che si avventura in questo freddo estremo? Di portare gli sci, di vestirsi bene, e qualcosa da visitare? Di divertirsi. Andate a sciare lì e divertitevi in questi posti dove francamente si respira un'aria che penso al mondo. Io avrò respirato forse ad Amsterdam e un po' in Canada, ma ad altre parti no. Allora, chiudiamo con la musica come facciamo sempre. Avrei potuto mettere Animal House, la canzoncina tratta dal film, che è molto carina, però ho trovato i Sonic Youth, che sono un gruppo abbastanza alternativo di rock noise, come lo chiamano, underground, quindi un po' di musica rumorosa dovete aspettarvi, e che sono tra i pochi nella nostra fonoteca sconfinata ad aver fatto un brano che ha New Hampshire nel titolo. Quindi sentiamo proprio questo brano dei Sonic Youth.